Ragazzi, ho appena fatto il Nakayama, ho sentito uno strappo qua. Madonna, è il petto tipo. Questo punto qua. Non è il capolungo. Madonna. Crampo, cazzo. Oh, mi sono strappato, raga. Ah. Merda. Vedete la pallina? Ecco lì. Cazzo. Mi ero anche scaldato io. Merda. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ebbene sì, oggi volevo darvi una aggiornata su questa brutta notizia che ho dovuto subire durante la mia carriera sportiva. E questa cosa, come avrete già visto, che succede a molti atleti purtroppo nel percorso del calisthenics in sé. E niente ragazzi, penso di essermi strappato il petto o la parte del capolungo. Dico penso perché in questi giorni devo fare la visita specifica, così almeno verifico e mi dicono con piena certezza se effettivamente ho strappato il tendine o c'è stata magari una semplice lesione. Vi voglio raccontare un po' l'accaduto, quello che ho subito, le sensazioni che ho provato sul momento, che veramente non te ne accorgi, cioè proverò a rivivere un po' questa giornata. Allora vi provo a raccontare un po' tutti i miei dettagli, come è successo questo accaduto. Partiamo dal presupposto che quando mi sono allenato a livello fisico non mi sentivo infortunato, stanco, tirato, mi sentivo abbastanza bene, dai. Mi ero caricato, avevo preso l'energy aminos, ero tutto bello carico. A proposito, per quanto riguarda l'energy aminos, apro la piccola parentesi, Gaggi e FSG per maggiori sconti su Foodspring, specialmente in questa estate vanno totalmente in sold out, quindi approfittatevene, trovate tutto sotto il video, link in descrizione. E niente, quando ero in palestra mi ero scaldato per bene, molto bene, più che altro in queste fisse che ho avuto nel cali in generale, con gli infortuni che ho assistito in generale, da quel che ho visto, come avrete visto anche la rottura dei tendini del bicipite che si sono avvenuti in questo periodo nel video precedente, come avrete visto era molto presente questa tipologia di infortunio e quindi mi ero focalizzato tanto su questa parte, sul condizionamento di questa parte per evitare l'infortunio, però ho tralasciato completamente la parte superiore. Cioè l'ho dato per scontato, pensavo di essere abbastanza condizionato a livello del pettorale, dipando 125 kg di dip per esempio, o anche a livello di capolungo, avendo buona mobilità, facendo dislocazioni col bastone e anche altri esercizi di apertura del torace, cioè pensavo di essere messo abbastanza bene. L'unica cosa che ho notato che ho tralasciato era la skills in sé, che era la croce agli anelli. Diciamo che la croce era un esercizio che io allenavo tanto in un certo periodo, prima quando facevo proprio, quando avevo vinto la gara nazionale 2018-2019, ero tanto focalizzato sulla croce, avevo molto più target verso quella skill, come battuta croce il Nakayama, grazie al quale ho subito proprio questo tipo di infortunio. Però per un tot di tempo ho tralasciato questo esercizio perché l'ho dato per scontato che riuscissi a mantenerlo in qualche modo. Avendo già una buona isometria, vabbè, con buona intendo sì, siamo sui 7-8 secondi, che in teoria è poco. Magari per fare un tale esercizio dovrei avere un secondaggio alto. Mi sono fatto tanti pensieri dopo, comunque, anche perché c'è da considerare che la croce rappresenta un esercizio di tirata. Io in tirata sono più carente, per questo che la faccio con le spalle leggermente intraruotate per intervenire appunto con le spalle essendo forte in spinta. E quindi ci sono tanti questi dubbi, parentesi, che mi sono venuti dopo l'infortunio, dico, quando magari dormi, cioè capisci tante cose. E niente ragazzi, mi sono scaldato per bene, ci ho messo tipo dai 30 ai 40 minuti solo di riscaldamento perché volevo fare qualche set possente agli anelli. Come primo set avevo fatto dei maltesoni che adesso vi faccio vedere nel video. Sì, era un set abbastanza possente, puro di spinta. Come avrete notato, ho provato a fare il Nakayama finale, così
giusto per provarlo senza tenere l'isometria finale di croce, però l'istinto mi ha detto tipo no dai non mi sforzo, lo butto così e sono sceso giù. Poi dopo 5 minuti di pausa volevo riprovare il set suddividendolo, dove volevo fare questo Nakayama finale, però questa volta volevo tenere l'isometria in croce per vedere se effettivamente riesco ancora a tenerlo. E purtroppo è andato così, vi faccio vedere il set completo. E niente ragazzi, da qui è successo questa cosa improvvisa. Allora, mi sentivo fresco quando stavo per fare il set. Ero a fine set dopo aver fatto croce inversa, dopo aver fatto la rondine, ero già stanco e diciamo che a fine set volevo fare la croce finale, giusto per compensare tre gruppi muscolari di muscoli. Volevo concentrarmi sulle spalle per la croce inversa, sulla parte dei deltoidi anteriori, sempre spalle per maltese. E per finire la parte del dorsale, la parte sotto del petto per la croce finale. Così sono compensazione di tre muscoli diversi, aggiungendo di mezzo la parte dinamica che sarebbe la battuta croce che si chiama il Nakayama. Che quella skill non la faccio da tanto, quella skill la portavo anche nel 2019 contro Gianluca Di Stefano all'International. È una skill che già portavo, però non avrei mai detto che per colpa di quel movimento, cioè che il mio petto non era abbastanza, o il capolungo, non so, non era abbastanza condizionato da reggere un tale stress muscolare. Di primo colpo, quando ho fatto il Nakayama, l'ho tenuto, ho sentito l'intensa, cioè l'intensità, classica intensità che sento in tutti i set praticamente. E dopo questa intensità, quando volevo raddrizzarmi in croce, ma stavo già scendendo, ero verso la fine, ho sentito da questo lato tac tac, proprio tipo strappo, come quando tiri tipo un filo di quattro così, tipo tac tac, tipo così mi sembrava di sentire, o tac tac. Cioè come quando tiri tanti nastri, non so come dirlo. E lì di conseguenza la spalla cioè, mi è ceduta così, di primo colpo non capisci perché scrocchia. È anche tipo una sensazione piacevole quando tipo ti svegli di prima mattina e vuoi scrocchiarti il collo, il ginocchio. E quando fai tipo, ecco, tipo quando scrocchi così. Tipo una roba tac tac. Un po' piacevole. Mi sono spaventato, sono sceso giù, cioè ho capito questa cosa che quando sono sceso giù, come se i muscoli si fossero ristretti, cioè si stringevano, come se fosse tipo crampo, tipo mi veniva una specie di crampo. Quando tipo tiravo sul braccio, crampo forte, facevo così, crampo forte, cioè è una sensazione nuova, cioè, non ho mai provato, sapevo che c'era qualcosa che non andava, sapevo che qualcosa è andato storto, ho rotto qualcosa lì, ero andato un po' in panico, ho detto oh, che cazzo è successo? Raga, mi sono infortunato, mi sono infortunato. Ero tipo scioccato, non è che ero. Era tipo la parte di shock, ecco. E niente, man mano che provavo a muovere mi venivano crampi forti e non volevo esagerare, volevo tenere per sicurezza giù il braccio. E lì avevo già capito che ho rotto la parte del tendine o il muscolo, cioè non lo so, ho strappato qualcosa, ho sentito. E lì ho detto no, cazzo, cioè iniziavo a incazzarmi, a sparare gli insulti un po' a caso, cioè ero incazzato con me stesso. E iniziavo a capire che cazzo ho sbagliato, l'esecuzione andava bene in sé, non è che ho fatto il gesto sbagliato, non è che ho fatto una roba storta. Non erano braccia bent o la parte asimmetrica di spalle, ero stato abbastanza simmetrico e solo dovuto alla parte di condizionamento, perché ho tralasciato appunto la croce in tutto questo periodo dandola per scontata, anche perché considerate che nel cale ci sono tante skills alle quali stare dietro. Poi può essere anche braccio di ferro, non lo so, nel braccio di ferro sostanzialmente lavora la parte brachiale, si lavora anche il petto quando vai a tirare. Però l'intensità si concentra di più su questa parte qui, non tanto del petto. Secondo me, più che a braccio di ferro, che qualcuno mi ha detto sta cosa, è la skills stessa che ho tralasciato per un tot di tempo. Quindi non incolpo braccio di ferro per questa cosa, poi magari potrebbe essere anche quella la causa. È la skills in sé. La croce, essendo un esercizio di tirata alla quale sono già carente in tirata, facevo sempre un po' più fatica a farla rispetto a uno che già la tiene easy come Gianluca Di Stefano, cioè essendo più forte in tirata lui la tiene tranquillamente come molti tanti altri atleti, e quindi mi mancava proprio l'esecuzione in sé, quella proprio del Nakayama. Niente raga, andando un po' in panico, diciamo che su quel momento la prima cosa che iniziavo a pensare, io di solito ragiono sempre nei casi più peggiori, ho già iniziato a pensare che devo fare tutto qua di là, andare in ospedale tra l'ecografia, radiografia, magari l'infortunio,
farmi l'operazione, l'intervento qua e di là, riabilitazione. Mi sono già fatto tutto questo film che, cavolo, mi ci vorranno 4-5 mesi tra riabilitazione, cioè recupero. E quindi già mi ero preparato psicologicamente al peggio. Niente, ero andato in ospedale a farmi la lastra, così le ossa stavano bene. Mi hanno prescritto gli appuntamenti per fare la risonanza. Sapete che per prendere gli appuntamenti ci vuole anche tempo, anche perché in queste situazioni avrei un po' le ore contate. Perché se aspetti troppo tempo, se c'è stata tipo la rottura del tendine, rischia che si calcifichi contro il muscolo e dopo diventerà difficile l'intervento. Oppure col tempo potrebbe essere anche più rigido. E quindi in casi così bisogna anche accelerare un po' i tempi. E quindi sotto questo punto di vista ero abbastanza impanicato. E niente, ragazzi, quindi questa è stata l'esperienza che ho subito. La cosa mi fa un po' ridere perché la settimana prima, diciamo, avevo fatto quel video dei 10 atleti che si sono infortunati al bicipite, però non al pettorale, facendo la planche supina o gli Efesto. E a me è proprio successo su una skills totalmente inaspettata, cioè questo che mi viene anche da ridere. Pensavo che ci fosse stata di mezzo la plancia o maltese, qualcosa di supino, invece la croce. È stato questo cioè dovevo stare più attento, ecco. Perciò il motivo di questo video per cui sto facendo è anche per mettervi anche in allerta in generale di stare più attenti anche con la croce. Non tralasciate soprattutto quei movimenti dinamici, il Nakayama, quello che ho provato, condizionatevi per bene. Non focalizzatevi magari sul video che ho fatto sulle robe supine, planche o efesto, ma anche croce o uno dei movimenti che comporta anche rischi di strappo, in particolare il petto sotto o il capo lungo del bicipite. Io sostanzialmente ho sentito lì sotto, vedete il livido che mi è venuto adesso? Tipo i primi 2 giorni non ho avuto niente, dopo 3 giorni forse o 4 giorni mi è venuto questo livido qua che sarebbe il sangue che cade tipo sulla parte del braccio. Qua invece non c'ho niente. Vi faccio vedere la differenza. Se contraggo il pettorale sembra, cioè non so se si vede la differenza, non lo vedo tanto deforme, non so, ditemelo qui sotto. Quindi non c'è uno strappo vero e proprio, non lo so, perché il pettorale tipo io non lo vedo tanto deforme, quindi potrei avere il dubbio che magari non c'è stato lo strappo effettivo, ma una lesione. Però i tac 2 non me li dimenticherò mai, quei due tac che ho sentito. Quindi sento tanto qui, più che altro ho notato una cosa di deforme da parte esterna. Quando faccio così in questo modo, ho notato che qua c'ho tipo più muscolo, più spesso questo punto qua, guardate. E invece dall'altra parte c'ho tipo il buco, non è spesso quanto il destro, non so come definirlo. Tipo la parte dell'ascella, la parte del pettorale, non so come chiamarlo, ho notato questa cosa qua, che lì c'è una specie di buco. E lì no. Per quanto riguarda il petto non lo vedo che si è ristretto come ho visto alcuni video, cioè sennò se il petto si rompeva di solito andava a restringersi e sarebbe stato più deforme. O la parte del bicipite non lo vedo spostato, per esempio. Mi sembrano messi bene. Però quando contraggo, per esempio, sento che mi tira sia qua che qua, tipo un collegamento. A livello di dolore, invece, per quanto riguarda il dolore, i primi 2 giorni sono stati tosti perché ci sono stati gesti che non riuscivo completamente a fare. Tipo il primo giorno, tipo così, non riuscivo a fare proprio. Sentivo che il muscolo era troppo sottile per reggere un braccio così pesante. Quindi sentivo che mi tirava, mi faceva male, come se non fosse in grado di reggere un tale peso. Poi col giorni, man mano che passavano i giorni, miglioravo. Adesso non sento niente, per esempio. Faccio così, sento che tira un po'. Però già prima io questi gesti non riuscivo a farli. Anche lavarmi le mani non riuscivo, cioè solo lavare le mani era già tosta. Un altro gesto che non riuscivo completamente a fare, proprio quello, cioè almeno questi, se mi sforzavo riuscivo. Invece il gesto che proprio non riuscivo era tipo panca piana a terra. Tipo se mi sdraiavo così per terra, ecco, questo gesto qua, ecco già sento che tira un po'. Questo non riuscivo proprio a farlo. Cioè sentivo che è il petto che mi tirava, del tipo non regge il petto, il braccio è troppo pesante. Tipo così. Sento che tira adesso, cioè lo sto sforzando, però non è un male intenso, ma è sopportabile. Però è già tanto che sto facendo questo, prima non manco, cioè proprio zero. Appena lasciavo cadeva in eccentrica, tipo. Quindi cerco di fare non esercizi troppo intensi, piuttosto tengo il braccio giù, se è un dolore lieve così va bene, sopportabile, vabbè, gestisco la mia classica vita quotidiana da umano, ecco. Le sbarre non le ho toccate proprio. Per quanto riguarda l'allenamento, io da oggi sono passati tipo 5 giorni,
5-6 giorni dall'infortunio. Da oggi ricomincio ad allenarmi, farò la parte degli OAP di destro. Un allenamento lo posso trovare, potenziamento addominali, core, quindi l'allenamento lo farò lo stesso, non è che starò fermo completamente, solo che gestirò la parte, tutta questa parte qua, questa sarà sempre passiva, ecco. E non voglio fare esercizi di riabilitazione finché non sento l'ortopedico e il chirurgo, finché non mi garantisce, non mi dice prima che cos'è effettivamente, se bisogna fare l'intervento o meno. Diciamo che io personalmente, non so, se mi dice che bisogna fare l'intervento io mi sentirei più sicuro, ecco. A meno che non mi garantisce che se posso continuare a fare le croci o maltesi, perché io queste cose non le voglio, non ci voglio rinunciare a queste skill. Se mi garantisce che posso continuare a fare quelle robe dopo la riabilitazione, allora in tal caso potrei anche lasciare, però vediamo. Nei casi peggiori, vabbè, si opera, ci si riprende come fanno molti atleti, sentiamo. Vi aggiornerò comunque, uscirà anche un altro contenuto, più avanti voglio mostrarvi il tipo la motivazione quando farò la riabilitazione, per motivarvi un po', per mostrarvi tutto il mio percorso. Poi sono uno abbastanza tosto, vi assicuro, se quando c'è la fase riabilitativa, che l'ho già subita sul ginocchio, mi sono allenato tanto di allenamento, sono molto costante, quindi cercherò di mandarvi questa costanza in caso di un infortunio, che speriamo di no, che casomai doveste subire una roba simile, almeno vi voglio condividere con voi come affrontare una tale situazione, ecco. E quindi il consiglio che vi posso dare, se casomai a voi vi capitasse una cosa del genere, è andare prima in ospedale, la prima cosa, che bisogna fare la lastra, farvi la preiscrizione iniziale. Quando loro vi prescrivono che dovete fare, non so, l'ecografia o la risonanza, cercate un posto più vicino, che sia privato, che sia pubblico, solo che quelli pubblici ci mettono tanto tempo, quindi vedete un po' voi se riuscite a trovare qualcuno di medico di fiducia, non so, perché i tempi sono un po' accelerati sotto questo punto di vista, dovete darvi da fare sotto queste parti burocratiche, diciamo. Infatti io sono in quella fase al momento. Quindi in generale, ragazzi, non c'è da preoccuparsi, perché da questi infortuni ci si riprende, si possono ritornare a fare skills, come vi ho illustrato gli altri ragazzi, come Alessandro Conti, che fa maltesoni proprio, che ha avuto l'intervento, e a tanti altri atleti, tra cui Vitali, che si era strappato il pettorale coi dip con 135 e adesso dip a 180 kg per esempio, e quindi sta cosa ci si può riprendere, ecco. Il problema adesso è tipo lo sbattimento tra le parti burocratiche, tra la riabilitazione eccetera, è un piccolo ostacolo che mi è capitato purtroppo, ma di certo non mi fermerà, quindi ho bisogno anche del vostro sostegno. Io cercherò di condividere con voi, aggiornarvi un po' la situazione che mi sta accadendo tuttora. E che altro aggiungere? Se il video vi è piaciuto, intanto sostenetemi anche su YouTube, che essendo anche un po' bloccato, volevo preparare dei contenuti in quest'estate dove spingevo, vi volevo mostrare un po' di robe freestyle che purtroppo saranno rimandate, saranno posticipate, e quindi ho bisogno anche del vostro sostegno da sotto questo punto di vista social, tra i like eccetera, essendo anche il mio lavoro principale. Quindi più mi sostenete in quello, più mi motivate anche, oltre a riabilitarmi, a continuare anche a lavorare sotto questo punto di vista. E niente, noi ci vediamo alla prossima, un abbraccio, ciao a tutti.